sedere del palletto, sennò sembra che sono una vespa. Non sedere del palletto, quindi. Deve essere tutto, capito? Senti un attimo, questo corpo non è fluido. Mi spieghi, perché sento che la palla non... Ah, io lo intendo. Questo corpo non... Qual è il problema? Cioè, io vengo da te. È fluido. Dipende sempre da dove infatti la palla. Se ricercate evitate farti subire la pallina, cioè tu subisci l'energia della palla. Ogni volta che la palla rimbalza, non vai mai col peso incontro alla palla, subisci sempre un po' l'energia. L'esempio che ti faccio è questo qua, guarda. Immagina che ogni volta che tu giochi ti porti sempre insieme a te una casa. Questo è un po' il giardino di casa tua. Ok, apri, fai l'apertura. Immagina che io con la pallina, ok? Arrivo, rimbalzo davanti a te. Ogni volta la pallina fa questo. Entra dentro il contorno e tu la colpisci. Quindi vado sempre al tuo spazio. Tu devi cercare, alzando il livello di attenzione, un momento lo fai bene. Provare a colpire la palla quando sta fuori dal tuo giardino. Quindi non devi permettere alla palla di invadere il tuo giardino. Tu la subisci sempre. Quindi un pochino avanti, stai dicendo? Un pochino avanti, nel momento ingiusto, c'è un punto in cui la palla dopo che rimbalza, sale, si ferma. In quel punto, una volta che tu ti sei organizzato bene, metti solamente le cose, quindi naturalmente il peso va in avanti. Senti, ma un piccolo saltellino in avanti quando si colpisce non è indicato, secondo te? No. Perché io vedo molti campioni, no? Mi stavi raccontando l'altro giorno che Federer, per esempio, però io non lo devo imitare. No. Eh? Esempi mai, prendere gli esempi dei campioni esempi mai. Loro sono persone che comunque sia fanno delle cose che noi non possiamo mai ricostruire, a meno che non diventiamo atleti come loro. La base del tennis è quella, piedi contro a terra, ci fermiamo, colpiamo la palla avanti, l'accompagniamo. Quella è la base. Dico che se no non capisco. Quella è la base, anche loro hanno cominciato così in gesso. Federer, Nadal, anche loro quindi hanno tu dici così. Bisogna colpire la palla con piedi ben piantati a terra. Ben piantati a terra, quindi deve avere un senso di stabilità, di equilibrio. Quindi avendo due gambe meglio che una. Oggi molti open stance. Ma io ho due gambe, ma insomma. No, l'importante è che tu riesci ad avere una sorta di equilibrio. L'equilibrio poi è soggettivo. Io ho il mio, tu c'hai il tuo. A te l'equilibrio vuol dire questo, vuol dire esercizio. Questo è il ok, se io ti spingo così, non sei dritto, mettiti nella stessa posizione, prova a fare presa sul terreno con i piedi. Se io ti spingessi, vedi che fai un po' più di resistenza. Sì. Quindi equilibrio vuol dire quello, cercare di ancorarsi con i piedi a terra e poi dare energia alla pallina. Senti, ma io mi stupisce che tu sei, secondo me, un istruttore molto bravo, delle grosse potenzialità. Grazie. Però poi sento, l'altro giorno parlavo con tua mamma, no? Mi diceva, ma questo figlio... Non si cerca mai un posto fisso, nel senso che lei vorrebbe che magari tu stessi in ufficio e avessi un posto più, capito, da persona con la testa a posto, eccetera. Tu che cosa gli rispondi? Perché invece hai seguito questa strada? Il tennis è io, lasciato col tennis da un po' piccolo, insegno tennis da tanto tempo. Il tennis mi piace. Non saprei inventarmi in un altro modo. Capito, ma lei è preoccupata perché per esempio vorrebbe vederti, che ne so, sistemato dentro una scrivania, davanti al computer, invece tu qua sembra come se stai a giocare tutto il giorno. Sì, vabbè, per tutti quelli che non conoscono in realtà il lavoro del tennis, ma tutti quelli che non conoscono il lavoro che fa un maestro qualsiasi pensano che il maestro gioca. In realtà è un lavoro, in realtà è un impegno fisico, mentale. Che ogni persona, ogni ora devi sempre dare qualcosa, dalla prima all'ultima ora. Dall'esterno, una mamma, un genitore che non hanno proprio la cultura di quello che c'è dietro l'insegnamento del
tennis pensano che stai giocando, no? Quindi c'è una certa responsabilità anche se quando lo vai a insegnare ai bambini, no? C'è un certo... infatti aspetta che ti voglio... Vediamoci un attimo. Parliamo dell'importanza dell'educatore, no? In questo caso il maestro sostituisce il genitore nel momento dell'educazione tennistica. Quindi tu insomma, sei consapevole della grossa responsabilità che hai, insomma. Io vedo che i bambini ti vogliono molto bene, no? E quindi tu cosa pensi di dare ai bambini? Perché io con i bambini ho un rapporto molto tranquillo, molto semplice, molto poco con loro, no? Cerco di avere la loro stessa lingua. Scusa, tu parla che io devo... Cerco di dargli quello che loro vogliono, insomma, non è che... La cosa difficile è proprio quella dell'educatore. Il maestro, secondo me, deve cercare di dare un'idea di quello che è... delle regole da rispettare, no? Quando si gioca, quando ci si allena. L'educazione è quella che il genitore dovrebbe dare. Il genitore deve educare il bambino. Il maestro deve dare al bambino comunque sia... un'educazione sportiva diversa dall'educazione che loro acquisiscono a casa. Però permettimi Gri, perché il problema è che spesso i maestri diventano un po' come dei modelli, quindi, certo. e quindi praticamente spesso capita che molti bambini talmente che prendono come modello il proprio maestro, che poi alla fine c'è il rischio che vogliono fare tutto come fa lui, no? Vabbè, è chiaro che il maestro comunque sia per loro lo vogliono emulare. È un punto di riferimento, quindi è normale che anche quella capacità imitativa tendono a fare quello che fa il maestro, quindi il maestro deve comunque comportarsi in un certo modo, parlare in un certo modo, anche quando il maestro gioca, molte volte il maestro, se come me per esempio, ancora è in attività e gioca, i bambini vengono comunque a vederlo. Quindi è importante anche i giochi. Perché spesso si discuteva, no? Anche spesso ci sono anche delle trasmissioni, no? su Super Tennis, no? Dove si discuteva questo ruolo. Spesso il bambino tende ad emulare il maestro anche fuori dal campo, cioè nel senso perché comunque diventa in certi casi un ruolo delicato, perché spesso il genitore ha un rapporto di controversia. Sicuramente il maestro l'allievo ha un ruolo molto importante, nel senso è una figura fondamentale, specialmente in alcune età, non in tutte le età, se hai bambini che vanno dagli 8 ai 12 anni, quella è un'età in cui il bambino tende sostanzialmente proprio anche a livello di autostima, è fondamentale che il maestro, è proprio fondamentale proprio del maestro. Da una certa età in poi secondo me no, è un compagno, è una persona attraverso la quale il giocatore, bambino, ma un giocatore che comincia a avere 16, 17 anni, 18 anni, che comincia a essere una persona grande, il maestro è comunque una persona che deve trasmetterti altre cose, non la vedi più come quella figura da imitare. Quindi tu comunque ti senti responsabilizzato per questo ruolo? Certo, perché comunque ho bambini di tutte le età, 10, 11, 12 anni, quindi l'età. Senti, io so che tu sei stato anche in giro, no? In giro per... vari paesi, insomma, io poi c'ho un problema perché poi spesso mi accusano di fare delle interviste troppo lunghe, io poi sai, ultimamente sai, con la, sai invecchiando, ho anche dei problemi di memoria, a volte non mi riesco a ricordare le domande, ho questo difetto, voglio fare tante domande però non me le ricordo, e poi molti mi dicono, ah guarda Egizio, tu fai interviste troppo lunghe, sono delle interviste troppo fastidiose, gli appunti, per me che posso prendere un bigliettino. Ieri stavo buttando giù alcuni appunti perché so che ho un'occasione unica da farti delle domande. E allora stavo pensando, no? Che c'ho una traccia. Ecco, sì. Stavo dicendo tu sei stata all'estero, no? Una volta, ecco, adesso ho la traccia, la lasciamo qua, vedi? E niente, insomma, sai, io devo avere degli appunti perché sennò non ricordo. E, sei stato all'estero più di una volta, mi pare che sei stato anche in Iran, mi pare. In India. Ah, in India, non sei stato anche in Iran? No. Ma quello era Giuseppe che era stato in Iran. Neanche Giuseppe. Manco Giuseppe, sì. Però sei stato in Egitto. Sei stato in Egitto, sì, mi pare. Sì. Sharm el-Sheikh. Eh?
No, perché tu per esempio hai mai pensato di trasferirti all'estero, no? Cioè, l'altro giorno si parlava, ah, ma Roma è Roma, come si sta a Roma, però per esempio se tu andassi per esempio in Egitto, cioè tu lì saresti il vanga, cioè nel senso saresti il numero uno. Cioè tu ti ricordi quella volta a Sharm, cioè io ho battuto il maestro di tennis egiziano. Cioè, cioè tu hai mai pensato per esempio di trasferirti, cioè lì saresti diventato uno sceicco? Perché non prendi in considerazione questa ipotesi? No, vabbè, io... Cioè avresti un harem di persone. Io non farei scelte sue, io sono una persona che comunque è attaccata molto alle proprie radici, quindi amo l'Italia, amo il mio paese. Quello insomma che ho mi piace. Quindi è difficile poi staccarsi, cioè invidio le persone che invece hanno coraggio di ok, proviamo un'esperienza di 10 anni all'estero. Io non ci... secondo me io non ci riuscirei, non perché non è una cosa bella. Ripeto, Cizio, invidio le persone che hanno questo coraggio. Io qua nelle mie piccole realtà trovo tutto quello che mi serve, insomma. Poi certo l'esperienza di un mese, andare in vacanza, conoscere altri posti, conoscere altre culture, quelle sono esperienze che devi sempre fare nella vita. Quale sarebbe la molla in futuro, quale sarà la molla che ti potrà spingere a prendere la decisione di andartene? Delusione d'amore, non so, difficile, secondo me, trovare più lavoro perché... Alla fine dipende, alla fine le persone che pensano, secondo me, di trovare nei posti una soluzione ai loro problemi è una cosa abbastanza induttiva. Alla fine è uno scappare, no? Quando invece tutte le soluzioni le puoi trovare dentro di te, quindi di isolarsi. Per esempio, scusami, non hai mai pensato di raggiungere il tuo amico Gianpaolo a Miami, per esempio? Vabbè, però adesso approfittiamo a salutarlo, no? Gianpaolo? Ciao Gianpaolo. Fra l'altro lui ti ha Bravo a Miami Gianpaolo, bravo. Senti, lui fra l'altro ti ha anche commentato, ha raccontato degli episodi. Sì, Gianpaolo, al Sant'Agnese, Sant'Agnese. No, no, beh, sono degli episodi di tornei molto... No, episodi carini. Poi, no, c'erano anche degli episodi positivi. Sì, quando certo. Stai in gruppo di amici, certo. È bello ricordarselo, certo, però certo. Poi gli allenamenti, le telecamere, ricordare quei momenti. Le persone vogliono vedere il personaggio vero, non vogliono avere la finzione, capisci? Vogliono vedere la persona vera. Il personaggio vero, devono venire a vedere un torneo, Battisti che c'è. Ma anche a una lezione, fare una lezione con lui, già lì scopri la persona, no? Perché, no? Beh, in lezione sì, è diverso il ruolo da comunque maestro. Però, insomma, bene o male, poi alla fine... Cioè, le chiacchiere si scambiano. Certo. Grazie del tuo tempo. Grazie a te, Tizian Vanga. E alla prossima.